È sempre mezzogiorno. Antonella Clerici non regge e crolla. In diretta Antonella Clerici ha vissuto un momento molto toccante durante la sua trasmissione, conversando a cuore aperto con Federico 40 sulle alluvioni e il cambiamento climatico. La celebre conduttrice Rai, visibilmente colpita dalla gravità della situazione, ha ceduto all'emozione ed è crollata in diretta. Ma cosa ha scatenato questa reazione inaspettata nella puntata di ieri? Scopriamo insieme i dettagli di questo intenso scambio di parole che ha lasciato il pubblico senza fiato. È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici si commuove in diretta. Antonella Clerici si è lasciata andare a una conversazione profonda e intensa con Federico 40, affrontando temi molto importanti come le alluvioni e il cambiamento climatico. Durante il loro scambio, 40 ha espresso un'opinione netta sul sensazionalismo che circonda questi eventi. Bisogna smetterla di far vedere le cose che capitano come se fossero degli eventi assurdi e inaspettati, bisognava aspettarcelo perché la natura ci rende quello che facciamo a lei. In risposta, la conduttrice di E sempre mezzogiorno ha confermato di condividere pienamente questo punto di vista, sottolineando che fa arrabbiare perché è tutto prevedibile. 40 ha poi evidenziato l'urgenza di investire nella sicurezza del territorio, affermando che deve essere prioritario, certe scene sono state impressionanti. Un dibattito che ha catturato l'attenzione del pubblico, rivelando l'impegno di due volti noti per la salvaguardia dell'ambiente. Antonella Clerici, crolla, in diretta? È stato straziante? È sempre mezzogiorno? Nel corso della puntata andata in onda ieri, Antonella Clerici ha dato il benvenuto a uno chef siciliano, che ha condiviso un aneddoto affascinante sui suoi viaggi in giro per l'Italia. Girando il tempo cambia, ha rivelato, mentre il pubblico ascoltava con interesse. La conduttrice ha colto l'occasione per affrontare un tema molto importante, i disastri naturali che hanno recentemente devastato diverse regioni italiane. Abbiamo parlato pure con Federico 40 di queste alluvioni incredibili, di cui però non dobbiamo più stupirci, perché è già tutto scritto, ha commentato Clerici, riflettendo sulla drammaticità della situazione. Il cuoco, dal canto suo, ha sottolineato l'importanza di sostenere le persone colpite, esprimendo un pensiero di solidarietà in un momento così difficile. Le parole della conduttrice sono risuonate profonde e toccanti. Vedere le lacrime di queste persone che hanno perso tutto è stato straziante. Con la sua consueta empatia, la conduttrice ha messo in luce la necessità di non dimenticare chi soffre, unendo così il mondo della cucina e quello della sensibilità sociale. Lo sfogo in diretta. Antonella Clerici ha quindi dichiarato di credere che non sia affatto possibile che ancora succedano certe cose. Non è possibile, siamo nel 2024, non è possibile, ha dichiarato con veemenza. Con il suo consueto calore, la nota conduttrice Rai ha anche rivelato il suo desiderio di portare un po' di conforto e affetto agli spettatori a casa. Noi cerchiamo di scaldare il cuore delle persone stando a casa con loro e tenendo un po' di compagnia, anche con affetto. In un momento di riflessione, ha condiviso la sua convinzione che la televisione debba offrire non solo intrattenimento ma anche serenità al pubblico, vedere poi sempre queste cose, basta. La TV è anche alleggerimento e compagnia se no uno diventa matto.